Brevemente, perché volevo anche risparmiarmela io questo intervento, però dal tenore degli interventi dei miei colleghi di opposizione credo che sia opportuna una precisazione. L'emendamento, la presentazione dell'emendamento, la votazione dell'emendamento non può e non deve essere visto come un cappello, per il semplice fatto che appena avevo letto la mozione, io personalmente avevo detto, mi ero espresso per bocciarlo, perché a ben vedere l'indirizzo è sbagliato, perché la normativa dice chiaramente, come già detto, che chi può accedere a questi tipi di sgravi fiscali, perché poi si parla di detrazioni, di detrazioni, non può essere l'ente locale, ma possono essere solo gli ACP o enti che abbiano le stesse funzioni con differente denominazione, per questo che la Regione Lazio è già avviato, perché c'ha l'ATER, non gestisce direttamente, ma gestisce tramite l'ATER. Ora noi siamo in attesa dei decreti attuativi di queste misure nazionali che dovrebbero uscire tra parentesi tra domani e dopodomani. E quindi quello che ha fatto la consigliera Agnello, a differenza di quello che non si è capito, è rendere questo indirizzo votabile. Perché noi riteniamo l'indirizzo comunque valido e non volevamo bocciarlo a priori, nonostante a mio modo di vedere non era votabile e perché scritto in modo non corretto, perché dà per scontato cose che non sono scontate, cioè parte dicendo allora il comune lo può fare, non è vero che il comune lo può fare, per cui già si dice un'inesattezza all'interno dell'atto. Per cui per rendere votabile questo atto la consigliera Agnello non solo ha scritto l'emendamento inviato, ma anche appunto si è premurato in tal senso a fine di rendere questo indirizzo votabile, non per mettere il cappello. Ora, se non si capisce anche questo, io sono sicuro che il consigliere Peruzzi interverrà e dirà tutto il contrario di tutto. Ma così è. Noi riteniamo che dopo questo emendamento, e quindi solo dopo una previa verifica fattuale sulla possibilità dell'applicazione direttamente agli enti locali di queste misure nazionali, si può poi procedere con l'indirizzo previsto dalla consigliera Grancio. In tal caso, in senso contrario, non sarebbe stato votabile. Quindi non è mettere un cappello, ma è salvaguardare un indirizzo che comunque, almeno negli intenti, si ritiene quantomeno votabile. Non dico che risolve tutti i problemi o che chissà quale visione, cioè dice una cosa piuttosto ovvia, ma sicuramente, come dire, votabile. Ecco, quindi su questo, solo per puntualizzare il senso dell'emendamento e Concluda, il consigliere. sì, solo il senso dell'emendamento e il buon nostro voto finale. Grazie, Presidente.